Altri segnali allarmanti per l'aeroporto di Birgi. Anche il 2016 si apre sotto un auspicio tutt'altro che positivo, con un crollo di passeggeri a gennaio del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2015. I passeggeri nazionali, secondo Ass Aeroporti, sono stati 68.329, con una riduzione del 2,9%. Peggio ancora è andata con gli utenti internazionali, che si sono invece fermati a 8.864, con un calo addirittura del 16,7%. Per tutto questo c'è un motivo evidente. Fino a 3 anni fa, dichiara Franco Giudice, presidente di Airgest, che gestisce i servizi dell'aeroporto, i voli Ryanair erano per il 60% di passeggeri nazionali e 40% internazionali. Nel 2015, invece, i nazionali sono l'80%. In questo contesto c'è poi l'incombente rottura con Ryanair, la società che fa base allo scalo trapanese e che ancora attende il pagamento da parte dei comuni delle quote per l'accordo di co-marketing siglato nel 2014 e che prevede uno stanziamento di 2,7 milioni di euro l'anno sino a tutto il 2016. Sotto questo aspetto, la compagnia irlandese ha già fatto capire che migrerà da Birgi se non ci saranno adeguate risposte in tempi brevi e lo ha ribadito anche la Camera di Commercio, che sta facendo da cabina di regia con i comuni. Inutile dire che le conseguenze se Ryanair lasciasse l'aeroporto sarebbero dannosissime, sostiene l'Associazione dei Consumatori Codici, per le gravi ripercussioni negative sull'economia di tutto il territorio e non solo del comparto turistico. Ad oggi risulta aver mantenuto fede agli impegni soltanto la Camera di Commercio e il Comune di Marsala, mentre chi più chi meno, quasi tutti i comuni sono in ritardo con i versamenti delle quote 2015, mentre alcuni non hanno mai versato alcunché. Secondo il deputato regionale Mimmo Fazio, gli enti pubblici non hanno la forza economica per sostenere l'accordo di co-marketing e per questo lancia un'idea. Una soluzione potrebbe essere, sostiene, l'azionariato diffuso che sia in grado di coinvolgere gli imprenditori del territorio. Non intravede spiragli positivi, se non con un'inversione di tendenza, neanche Confindustria. Senza un chiarimento da parte della regione, ha evidenziato il presidente provinciale Gregori Buongiorno, è difficile programmare il futuro dello scalo, ci sono troppe incertezze.